Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Juventus che batte Manchester United all'Old Trafford 1-0, la rete di Paulo Dybala. Prima di analizzare la partita vorrei amplificare il discorso vittoria all'Old Trafford, perché credo che sia giusto celebrare questa, che è un'impresa, perché vincere l'Old Trafford non è una cosa che succede ogni anno. E tre squadre, la Juve è la terza squadra che vince a memoria, se sbaglio ditemelo, però a memoria mi ricordo solo tre squadre che hanno vinto all'Old Trafford: questa Juve, la Juve del 96 e il Milan del 2006 con gol di Crespo. Se ci fosse qualche altra squadra che ha vinto l'Old Trafford, segnalatemelo, perché onestamente a memoria non mi ricordo. Però ragazzi, cioè, vincere qui non è assolutamente facile. Allegri diventa il primo allenatore della Juve ad aver vinto a Manchester sia col City che con lo United, nei due stadi di Manchester, più grandi di Manchester. Non è scontata sta cosa, perché comunque Trapattoni ha affrontato diverse volte sia il City che lo United e non aveva mai vinto l'Old Trafford, quindi, e non aveva vinto neanche quel campo nel City of Manchester. Insomma, diciamo che l'impresa è veramente importante, proprio perché è una partita, è uno stadio storico, prestigio al massimo, una delle più belle partite che ho visto dalla Juve di questi anni. E, tra l'altro, a memoria, sempre a memoria, non mi ricordo una Juve che in Inghilterra abbia fatto delle grandi imprese. Io mi ricordo a memoria, prima di Allegri, la Juventus che aveva vinto al Villa Park contro l'Aston Villa, campione d'Europa, fece una grande impresa nell'83. Mi ricordo la Juve che vinse nel 96 proprio allo stadio del Manchester. Poi non mi ricordo vittorie della Juve in Inghilterra, sinceramente, in Champions. Però c'è questa vittoria, sicuramente ce ne sarà stata qualcuna che non mi ricordo. Da quando c'è Allegri comunque sicuramente il trend è migliorato, perché vittoria a Manchester col City, vittoria a Wembley col Tottenham, vittoria con lo United, insomma il trend è sicuramente migliorato. Detto questo, c'è poco da dire. Primo tempo fantasmagorico, il più bel primo tempo della stagione, probabilmente il più bel primo tempo dalla Juve post calciopoli. Cioè, io ho fatto un primo tempo mostruoso, mostruoso, non ha sbagliato nulla. Il rammarico è che sia finito solo 1-0, solo 1-0, perché la Juve ha avuto palle gol per poterla tranquillamente chiudere molto 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 prima. Secondo tempo, finché le gambe della Juve hanno retto nei suoi giocatori delle ripartenze, quindi Dybala, Cuadrado, Cancelo, Alessandro, la Juve si è resa pericolosa ancora, ancora con un 2-3 palle gol. C'è stata una parata di De Gea strepitosa su Ronaldo, solo che il problema di questa Juve è che spesso non chiude le partite quando è il momento di chiuderle. Questo ha portato alla fine a tenere il risultato sull'1-0 e sull'unico errore di Bentancur, che ha fatto una grande partita. Pogba ha stampato un pallone sul palo che con la ribattuta stava per beffare Szczęsny. Detto questo, però, è l'unica occasione oggettiva del Manchester, un tiro nato da un errore di un singolo. La Juve ha dominato la partita all'Old Trafford, ha dato lezione di calcio agli inglesi, in Inghilterra, a Manchester. Questo è veramente stato, questa è una serata tronfia per la Juventus, trionfale in tutto l'ambiente Juve, per Allegri, per i giocatori, per i tifosi. Finalmente un tifo degno di nota, un tifo meraviglioso che per 90 minuti a Manchester ha dato il meglio di sé, incitando la squadra e portandola alla vittoria. Non riesco a trovare un peggiore in campo, anzi forse sì, Szczęsny, che non ha toccato un pallone, ma non ce n'è stato bisogno, perché non c'è stato un tiro in porta, tolto il palo che comunque è considerato un tiro fuori, non c'è stato un tiro in porta del Manchester United degno di nota. Però posso dire che secondo me faccio fatica anche a trovare il migliore in campo, perché oggettivamente hanno fatto tutti la partita perfetta, quasi perfetta. Questa Juve fa veramente paura e farà paura veramente tante. Ho deciso a chi dare poi la palma del migliore in campo, nonostante ero deciso di darla a Bonucci, che oggi ha fatto un paio di tackle su Lukaku meravigliosi. Non la do a Bonucci, l'avrei data a Bonucci semplicemente per far capire a quelli che avevano detto che era scarso contro il Genoa, che può anche sbagliare, ma comunque resta un giocatore di tutto rispetto e che soprattutto in Champions col suo gioco fa la differenza. Ma la palma del migliore in campo la do ad Alessandro, non tanto perché probabilmente qualcuno ha fatto qualcosina in più, ma Alessandro, criticato, detto di tutti i colori da inizio dell'anno, oggi ha fatto la partita che tutti ci aspettiamo da lui. Juventus batte Manchester 1-0, 9 punti in classifica, vicini alla qualificazione.
se vinciamo a Torino col Manchester United saremo matematicamente qualificati con due turni d'anticipo, cosa che non accade, non mi ricordo da quanto. Ciao ragazzi, al prossimo video.